Amici di TV Vialar, buonasera. Eccoci riuniti, la creme della creme. Ma loro sono la creme, io sono cioccolato. Certo. Scusa, certo. Per le ultime partite di questo 2020, però, guest star, il grande Spons. Ragazzi, senza il grande Spons non è Vialar. Che consiglio ristorante e non è nemmeno Colibri, modello Topolino. Guardate che miss, guardate la miss di Spons, amici di TV Vialar. Grandi partite. Grandi partite. Allora, stasera ci sono state 5 partite in contemporanea, le ultime partite del 2020, e di queste 5 partite chi segna? Nessuna è finita. Nessuna è finita. Allora, Giussi, una parola per la stampa, per TV Vialar. Ma De Galar da divertirci, ah, non ho parole. Ecco, era quello che volevamo sapere. Io volevo chiedere una cosa, perché ritengo che questo canale YouTube, che mi deve molti diritti, dovrebbe anche però essere un po' più, come posso dire, attento a essere democratico. Quindi invito il gestore, che non so chi sia, di questo canale YouTube, che mi deve molti diritti, a inserire nella playlist anche quel video che avvenne quando saltò il satellite russo. E ho capito. Vabbè, adesso sopperire a quella cosa, manderemo una PEC. Manderemo una PEC rispetto a quella cosa. Abbiamo, ecco, con noi guest star stasera Federico Fratini, un neo ingresso per TV Vialar. Dai, dacci qualche parola. Segui il nostro canale? Lo seguo e devo dire che sei veramente bravo. Non si parla del non si parla, si parla dei giocatori qui. Mi piace, interessante, simpatico, giovanile. E lo seguirò ancora. Senti, com'è stato il tuo 2020 tennistico? Alti e bassi. E come il nostro amico, diciamo, Alessandro, che mi definisce una mina vagante. A volte che Alessandro quale? Sì, lui, ok. Lui, sì, Alessandro. Alessandro Piconese. Il Pico. Mi dice Alessandro. La mina vagante, mi chiama. La mina vagante Fratini. Oggi non abbiamo concluso, ovviamente, perché il Soprani è ostico. Il Soprani scappa. Una dichiarazione per la stampa, Soprani, dai. Tua moglie, mi pare che il guinzaglio ce l'ha in borsa. Siamo separati, abbiamo due moto, autonomi e separati. E ti traina col guinzaglio la moto tua? A volte. Si vede. Va bene, auguroni, buon anno. Ciao, buonanissimo. Buon anno. Auguri, ciao, ragazzi, ci vediamo l'anno prossimo. E concludiamo col capitano. Ragazzi, buon anno e 100 di questi anni, come a no, tutti quanti, fra 100 anni, forza, basta un altro paio e finiamo tutti quanti. Prego, panoramica sulla chiusura di questo 2020. Oh, che emozione. Questo tappeto, sono ritrovati più archeologici, cos'è? Tappeti di spugno utilizzati per far giocare queste quattro pippe. Pensa se ripioveva. Sì, ma non l'ha fatto. Non l'ha fatto, nonostante le magombe di Bini. Quindi è stato, diciamo, una degna conclusione di questo 2020. Sì, assolutamente. Match di cartello questa sera. Tutti c'era anche un Pietrosanto Svans di altissimo livello sul centrale. Bello, un sintetico ubido da veri appassionati. Serve in dove Cavallitto mi ha messo a dura prova. Devo dire, Cavallitto. Quanto è finita? Cavallitto in grande ascesa. 6-2 per lui, 6-3 per me. E poi ragazzi. Quindi ho dovuto giocare di umiltà. Di umiltà. Cavallitto oggi. Sul sintetico bagnato Cavallitto. Io dal capo a canto ho sentito un po' di invocazioni alla Madonna, però comunque... Era la sorella minore della giornata Madonna. Tranquilla, eccezionale, bella partita, una bella eccezionale. Comunque, guarda, mentre mi andiamo in palestra, ti lancio questa cosa per TV Vialar. Ho pensato, per vedere l'attaccamento dei nostri iscritti, dei nostri frequentatori, di fare delle piccole interviste dove uno di noi imita tre giocatori del De Vialar. E nei commenti dobbiamo vedere se gli altri indovinano. Però non è che tutti possono imitare Cristaldi e Baghetti, diciamocelo. Perché ci vuole un certo pedigree. Se io faccio questo, Andrea, ma se io faccio
Oh Fabietto, bello che c'è il campo domani mattina! Guarda, ma guarda, ciabatta, mi è rimasto soltanto una signora incinta e 8 di mattina, 8 dicembre. Da paura, Fabietto! Dai, sto a venire! Dai, numero uno! Dai! Siete tutti fortissimi, bravissimi! Cavaletto numero uno! Andrea, sei un ragazzo intelligente, non puoi chiamarla fuori questa palla, Andrea, su, Andrea. È scivolata anche sulla linea. Perché quando io servo così, la palla va lì e io faccio punto, e questa non è... No! Aspetta. Vogliamo rivederla. Aspetta, vedi che è questa, lui parte da qui e fa di questo. No! Sì, sì. Il primo piede è un metro, poi il secondo si tuffa. Sì, perché fa un fustazzo con scivolamento della gamba anteriore, eccezionale. E si trova lì. Cioè. Senti, Adriano, tu che sei l'unica persona seria rimasta, raccontaci il tuo match con Svans. Io in un'ora e mezza o perdo, se sto vincendo non finisco. Niente, è un destino crudele. E il 2021 porterà meglio a Pietrosanto, sicuramente a Francesco. Adriano non lo sappiamo, però... Spero di essere almeno in pianta stabile nei verdi. Nei verdi? Ma sì, dai. Assolutamente sì. Va bene, amici di TV Calara, abbiamo il capitano speleologo che si è messo il caschetto e la mascherina. Per me non è facile tornare a casa nella caverna. Va bene, le luci si spengono su questo 2020 via Larino. Per cui dal via Larda, Adriano, Gianluca Pancioni, Cavalito Stefano, capitano speleologo, il maestro dei maestri, il detentore magnifico. Ci vediamo il 31 sera per il discorso del presidente. E certo. Ragazzi, buon anno. Buon anno a tutti.